Oggi auguri di Pasqua con l'anima di un rotolo di carta igienica. Oggi infatti faremo due splendidi bigliettini pasquali. Ed ecco l'occorrente per le nostre card facili di Pasqua, perfette da fare insieme ai più piccoli. Dell'acqua, un piattino, acrilico giallo e acrilico bianco, l'anima di un rotolo di carta igienica, un piccolo pezzettino di spago, scegliete il nastrino che più vi piace, una penna in gel bianca, ma potete utilizzare anche l'acrilico, una penna nera e un colore spirito arancione. Questo è più che altro becco di papera come colore. E poi delle carte, delle belle carte. Io ho scelto un cartoncino azzurro e uno talpa che ho estrapolato da un album da pastello della Fabriano, che è bellissimo, e quindi ho voluto sfruttare anche per la creatività. I miei cartoncini sono 13 cm x 21 e li divido a metà. La prima card che faremo sarà proprio quella azzurra. Prenderò il mio rotolo di carta igienica, il colore giallo e il colore bianco, e mescolo insieme questi due colori sino ad ottenere un bel giallo pulcino. E voilà! A questo punto intingo ben bene il mio rotolo di carta e lo faccio sporcare profondamente. Lo userò infatti come uno stampino, quindi farò in modo che prenda un bel po' di colore. Dopo averlo imbibito per bene, poppete, lo poggerò sulla mia carta, quindi alzerò il rotolo. A questo punto prendo la penna nera e faccio le due zampette, una e due. Voilà, belle cicciottine, si fa per dire. I due occhietti, uno qua e uno qua. Per fare l'occhio tenerone lascio due punti di luce, quindi faccio anche il becco tutto nero, perché sono due card molto grafiche ma molto molto carine. Con un pennellino più piccolo, senza fare grandi sforzi da pittore, poggio e poggio. Voilà, e faccio un pulcino un po' più spennacchiato. Quindi con il colore arancione do una leggera coloritura alle gote. Con la penna bianca illumino le parti che ho lasciato senza colore nero e semplicemente in maniera molto minimal nella parte superiore traccio un segno con una matita che poi cancellerò e vado a scrivere buona Pasqua. Fate asciugare completamente il pulcino prima di scriverlo. Fine, cancelliamo la riga e la nostra card minimal, easy e facile facile è bella e pronta ad accogliere il nostro messaggio augurale. Non è troppo carina? Molto nordica, molto pulita e molto facile da fare con i più piccoli. Adesso passiamo alla seconda. Per quest'altra card prendiamo soltanto il colore bianco. È un altro rotolino di carta igienica che intingo. Quindi, poppete, schiaccio e rilascio.
Adesso ho bisogno, sempre da un rotolino che ho usato, di tagliare una porzione di rotolo. Taglio una striscia e faccio una circonferenza più piccola, quindi elimino un 3 cm dalla striscia. Con un pochino di scotch chiudo la nuova circonferenza, così, e intingiamo questo nuovo cerchietto sul bianco. Quindi poppetè, poniamolo sopra la prima circonferenza e disegniamo una sorta di 8. Ora, sempre lui, pieghiamolo così. Quindi rintingiamo e voilà! E quello che è venuto fuori è un simpatico coniglietto. Adesso prendiamo un po' di laccetto, annodiamolo attorno alle dita, quindi prendiamone un altro pezzettino, facciamolo passare in mezzo alle dita che tengono il laccetto e facciamo un nodino. Sfiliamolo dalle dita e chiudiamo il nostro nodino così. Uno e due. Si sarà creato un bellissimo fiocchetto che noi potremo mettere o qui, se vogliamo fare un coniglietto maschio, o qui, se vogliamo fare una coniglietta femmina. Io lo metterò qui perché farò la coniglietta femmina e poi le farò anche la codina, semplicemente facendo una minuscola matassina con il laccetto, proprio una pallina di laccetto. Voi potete usare anche un pompon, io la voglio fare un po' più con materiali grezzi. Anche qui scriviamo semplicemente buona Pasqua. Che belli i nostri bigliettini, e chi l'avrebbe mai detto che per farli occorre solo questo. Utilizzate tutti gli strumenti che avete a disposizione per sviluppare la vostra creatività. Dei biglietti realmente low cost ma molto belli, fatti a mano, fattibili anche dai più piccoli, nel senso che possono metterci grande mano, nel senso che ci vuole a stampigliare un coniglietto o un pulcino, e per il resto l'amore di fare le cose con le proprie mani e non comprarle belle pronte in cartoleria. Se questo video vi è piaciuto, condividete, mettetelo pollice in su, io vi lascio le foto e vi do appuntamento al prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ciao!